signori, una stagione incredibile. Oggi ho la fortuna di presentarvi due capisaldi. Allora, vice allenatore Maurizio Ferrara, un applauso. E il presidentissimo della Passalacqua, Gian Stefano Passalacqua. Ok, svegliamo un po' di cose, parliamo del passato, del futuro, del presente, tutte cose. Ma io la sfida di canestro la voglio fare, cioè lo bendiamo. Lui. Ragazzi, un attimo parliamo, facciamo due cose e poi sfida di canestro, una cosa incredibile. Mamma mia! Voglio far notare due cose, due elementi, Molino e Williams. La differenza tra Molino e Williams è che Molino è stata una cosa pensata, voluta, cercata, programmata. Williams invece di per sé è stata una grandissima sorpresa, credo un po' per tutti. Quando noi abbiamo firmato il contratto ancora non aveva neanche siglato i 51 punti di record in WNBA. Riconfermare una giocatrice come la Williams, dopo quello che ha fatto nella WNBA e dopo quello che ha fatto anche nel campionato italiano, è chiaro che diventa un po' più impegnativo. L'anno scorso, quando iniziai ad avere un rapporto professionale con questa squadra, una delle prime cose che mi era stata detta è: ce la giochiamo, vogliamo fare un campionato tranquillo, parliamoci chiaro. Era stata pensata la squadra per fare un campionato tranquillo oppure in cuor vostro avevate qualche altra idea? Ma quando si crea una squadra, si crea perché si vuole vincere. Certo, ipotizzare che il primo anno di A1 arrivi a giocarti alla gara 5 con i vostri sacchi di schio sembrava pura follia. Quando è arrivato il momento in cui abbiamo iniziato a pensare che forse c'era qualcosa? Posso dire sinceramente? Sì. Gara 1 finale con schio. Peraltro mi piace svelare così un piccolo retroscena che lo ritengo simpatico. Gara 5 a schio, noi siamo andati là per vincere. Questa è finale, gara 5, l'ultima partita, chi vince, vince, e chi mi ritrovo negli spogliatoi? A schio, chiaramente mi ritrovo il coach, il presidente. Come si carica, o se si carica, una squadra per la finalissima? Ma allora, la prima parola è chiaramente quella del coach, quindi in questi casi è Nino Molino che prende in mano la situazione. A fine riunione con coach e squadra, il presidente ha voluto far vedere la sua presenza. Poche parole, ma sicuramente intense. E ora ce le dice tutte poche, tutte quelle poche parole che hai detto. Dimenticate tutto. Sono entrato quella volta nello spogliatoio con mio fratello, il vicepresidente, con Enzo, che insomma è il logistico del gruppo. Cioè, per loro vedersi qualcuno della società a schio, gara 5, una gara così importante, è stato qualcosa di importante, perché si sono sentite legate a questa maglia, a questa società, e quindi hanno avuto quell'input per dare il massimo. E quindi come si sta evolvendo tutta la situazione? Possiamo dare anche un incentivo alle persone a comprare l'abbonamento? Allora, abbonarsi è qualcosa di importante, perché ti lega veramente alla squadra per cui tieni. Anche dal punto di vista di budget iniziale, che ti permette di affrontare una stagione in una maniera diversa. Certo, dopo una settimana 200 abbonati è già un numero interessante. Abbiamo ipotizzato tre tipi di abbonamento. Il primo abbonamento, quello basico, da 60 euro per quanto riguarda la regular season con ingresso libero. Secondo abbonamento con poco di più, a 90 euro, ma la possibilità di avere il tuo posto assegnato. E poi abbiamo così provato a mettere nel carniere anche qualcosa di sfizioso. L'abbonamento in parterre, con possibilità di vivere la squadra in una maniera diversa, partecipare alle cene sociali, possibilità di accedere all'area VIP, possibilità di vedersi una partita da bordo campo. Ah beh, quasi me lo faccio pure io l'abbonamento l'anno prossimo. E quindi, abbonamenti, non so, merchandising, qualora ci fosse, magliettine, cioè tutto fa atmosfera, tutto serve per la squadra, tutto aiuta a vincere. E qual è l'obiettivo ora, dopo che siamo arrivati secondo? L'obiettivo è migliorare, quando arrivi secondo non è facile. Avremo un pacchetto di play completamente diverso, nuovo. Perché, come già annunciata a Gorini si abbina a Gonzales. Fisico impostato Gorini, rapido, veloce e imprevedibile Gonzales. A queste abbiniamoci due guardie, una straniera che non dovrà fare rimpiangere Williams
E la nostra Virginia Calviati, che insomma è già il terzo anno a Ragusa, quindi assolutamente riconfermata. Ala, Cinili, come annunciata, che ci darà forza, centimetri, precisione dalla media e sicuramente difesa. E stiamo lavorando per confermare Lia, che insomma è da 4 anni, sarebbe il quarto anno a Ragusa e secondo me il prossimo anno potrebbe continuare a crescere. I tifosi volevano la Walker. Beh, Walker rappresenta quel viso pulito, quella ragazza affidabile che gioca sempre, che dà il massimo, che ha giocato gara 5 magnificamente, ma aveva un problemino fisico. E a questo c'è la novità Nadalin, che insomma l'abbiamo tolta a schifo. Già, è una bella soddisfazione. Che squadra stiamo facendo e per dove arrivare? Cioè, noi vogliamo arrivare dove siamo in grado di arrivare. Questa è la risposta di un tecnico, cioè io ora mi sbilancio. Ma guarda dove possiamo arrivare, dove vogliamo arrivare. Ciascuna squadra è stata costruita per vincere. Ora, è una parola troppo grossa dire vincere questo, vincere quell'altro, non avrebbe senso vincere, che è la cosa più importante, perché c'è modo e modo di fare. Allora, questa è l'area tecnica, cioè che cosa succede qua dentro di solito? C'è un lavoro di preparazione di quello che ne occupo io per quanto riguarda i filmati delle squadre avversarie. Fanno così, fanno così, fanno così, non è che sono schemi, chiamano gli schemi. Personalmente ho un archivio di tutti i giochi delle squadre avversarie. È chiaro che fra mosse e contromosse bisogna trovare qualcosa in più per arrivare a fare. Cioè, alla fine vince chi fa più canestri, pochi ne subisce di meno. La PIL della squadra, della Passalacqua, è cresciuto nei confronti, diciamo, delle giocatrici? Venire a Ragusa sicuramente comporta qualche sacrificio dal punto di vista logistico, viene assolutamente ripagato per quella che è, insomma, la serietà nella gestione da parte di questa società. E per questo ci colleghiamo anche al discorso nazionale. Cioè, tutto questo non è che influisce solo sulle giocatrici. Questo è influito per la Final Four, questo probabilmente è influito anche per la scelta della Lega sulla città di Ragusa per la nazionale. Abbiamo messo in campo una Final Four gestita bene, dove nonostante Ragusa non era andata in finale, c'erano 1500 ragusani pronti ad applaudire il vincitore. Questi sono elementi di sportività su cui io punto già da tempo. La nazionale, ricordiamola. 22 e 25 giugno possono venire. Tutti. Abbonamento per le due partite 10 euro. Forza azzurri. Forza azzurri, forza biancoverde, forza nuove, forza passata. Direi canestri. Dai. Allora ragazzi, il presidente Gian Stefano Passalacqua, che è vice campione d'Italia, da tutti da tre. Posso citare qualche giocatrice per ispirazione? Mikovic! Attenzione! Proviamo con Calviati. Ciuffo! William! Allora, Maurizio, vabbè, non dico che devi fare 3 su 3, ma no, diciamo che ne basta uno, no? Siamo senza allenamento. Vabbè, era l'escalatore. Sì, ma allora sei arrivato. No, questa è la bomba della giacca. Una bella cosa, 2 su 3. Ok, ancora ne ho altri due, attenzione. Ok, non è un problema. Va bene, giusto per battere il presidente, se ci riesce. Va bene. Non è andato. Ma c'è il lavoro organizzativo dietro. Sì, ma. Ma alla fine ha vinto la fase, ha vinto il presidente. Va bene ragazzi, è stato veramente formidabile. Comando, c'è una stagione davanti che ci aspetta. È una nazionale alle porte. Abbonamenti, nazionale, stagione. Qua, la passa là, noi. Quasi
I didn't get